Speriamo che Dio ce la mandi buona, perché in questo momento ho un picco della fibra meraviglioso e quindi sto facendo questa registrazione senza scatti. Buonasera a tutto il mondo, sono le 21 e 14 minuti e oggi ho presentato Gaia, eccolo qua. Su una felpa bellissima. E che cosa è successo? È successo che ci sono delle magliette che sono diventate un po' vecchie, no, vecchie, si sono un po' sporcate, sai, facendo il parrucchiere, il nero. Qualche pezzetto. Allora, dato che questo disegno è molto prezioso, e poi ve la racconterò la storia sia fotografica perché questo era un disegno che stava in un negozio a Tenerife. Nel negozio, quando io aprii allo Scristiano, incontrai un giovane baldo giovane cristiano che era molto bravo a disegnare. E quindi c'era molta spiritualità e c'è ancora molta spiritualità di questa madre terra che avvolgeva tutti noi come un organismo vivente attraverso poi la filosofia di James Develock. E poi ne parleremo un po' più nel dettaglio. Quindi è arrivato l'inverno e che cosa ho fatto? Da una delle nostre sarte ho fatto ritagliare la maglietta e ho fatto un patch, non so come si può dire, però lo dico. Ho attaccato pezzo di straccio a un altro pezzo di straccio. Mi piace tantissimo, mi fa sentire vivo, anche perché quando penso che la Terra sia un organismo vivente, noi siamo tutti i microbi, che lei riesce sempre a trovare le soluzioni per vivere bene. Quindi anche noi cerchiamo di vivere bene da una frasca all'altra. Negli ultimi tempi vi state vedendo che sto facendo proprio il modello qui alle mie spalle. Un classico, una polo classica, la potete trovare su il mio sito o i miei social e cliccare e comprare quella bella camicetta. Anche questa si compra, raccomando, però ancora è presto. Adesso io sono quello che deve provare prima i pezzi perché ancora non è finita. Verrà aggiunto qualche altra cosa e vediamo. Quindi di richiamato, una cosa bellissima. Adesso sto anche creando qualcosa di ricamato per prêt-à-porter, per tutti i giorni. Quindi sono un parrucchiere, sono un po' creativo perché mi invento tutte queste cose, queste dirette per parlare, per esercitarmi, sicuramente perché sto ancora studiando. Poi, senza una connessione adeguata, non posso realizzare queste cose qua. Allora, la tecnologia delle volte mi mette proprio in crisi, però io riesco sempre a trovare la soluzione giusta. Quindi ultimamente mi vedete con questi abiti sportivi o eleganti dallo smoking. Sì, perché negli ultimi anni che cosa è successo? È successo che in un modo o nell'altro Amazon ci ha dato un'opportunità di creare una vetrina e raccontare da showman che sono. Da tanti anni che racconto storie anche nei libri come il Cantastorie, Favole per parrucchieri. Adesso sto iniziando a produrre favole per naviganti, sempre il Cantastorie,
con la passione di andare in barca, tutte quelle persone che mi circondano, che vengono a divertirsi con la barca, a grattare i cinque sensi per diventare migliori.